tutti, io sono Angel e questo è un nuovo video dedicato al matrimonio. Prima di questo ho fatto un solo video dedicato al matrimonio dove vi facevo vedere come realizzare il riso colorato, che se non l'avete visto ve lo lascio sulla i di informazioni o giù nell'info box. Mentre per il video di oggi parleremo di wedding bag. Cosa sono le wedding bag? Sono semplicemente delle borsine, dei sacchettini da dare ai vostri ospiti con dentro un kit di sopravvivenza o comunque tutto quello che gli potrebbe servire per il vostro matrimonio. È un'idea carina, un souvenir, qualcosa che si porteranno a casa o qualcosa che useranno appunto durante il corso del vostro matrimonio. Io ho realizzato le mie fai da me, quindi le ho fatte io e all'interno ho messo quello che volevo metterci io. Ma all'interno si possono mettere le più svariate cose, veramente tantissime cose, poi magari vi farò qualche esempio, ma su internet ce ne sono tanti di esempi, tante liste di quello che potreste mettere all'interno. Addirittura c'è un sito chiamato proprio Wedding Bag dove vi fa scegliere tutto quello che volete mettere all'interno delle vostre borse. Scusatemi, Siri sale sul PC. Appunto, potete mettere una serie di cose infinite. Ovviamente più cose mettete all'interno più pagate. Quindi realizzarlo online con questi siti è carino perché vi danno veramente tante cose, però è troppo dispendioso. Mentre io volevo spendere un po' poco, nonostante volessi farle lo stesso per i miei invitati, e quindi le ho fatte fai da me. E adesso vi faccio vedere tutto. Premessa, ho praticamente acquistato quasi tutto, forse solo una cosa no, ma praticamente tutto su Amazon perché è il mio rivenditore preferito. Io adoro Amazon, il fatto che abbia Prime è fantastico perché appunto io sono abbonata a Prime, quindi le cose mi arrivano il giorno dopo ed è davvero molto comodo e riesco a trovare di tutto e di più. È la mia droga Amazon, mi metto davanti al PC e acquisto tutto. Però ecco appunto, per quanto riguarda le wedding bag, ho trovato tante cose, tante offertine molto carine. Quindi partiamo subito dal sacchettino. Ed ecco qua, io ho scelto un sacchettino bianco in carta, eccolo. È rigido, fatto veramente molto bene, secondo me di una grandezza adeguata a quello che poi ci deve andare all'interno. Vi dico quanto misura e quanto l'ho pagato. Allora, misura 16x8x21, quindi 21 di altezza, 8 di profondità e 16 di larghezza. È perfetto, ha i manici ritorti, sono belli rigidi, tengono bene. Appunto l'ho presi bianchi. Una confezione di questi sacchettini fatti in questo modo bianchi costano 6,39 euro e hanno appunto la formula Prime, quindi che vi arrivano il giorno dopo. Il prezzo è fantastico. Io ne ho presi due pacchi perché me ne servivano 50. Perché nel mio caso io ho all'incirca 100 invitati, però le borsine cercherò di darle alle donne. Quindi quando arriveranno in chiesa gli invitati, avrò lì la mia damigella e il mio testimone che andranno distribuendo le borsine, perché io scriverò anche a chi va la borsina, e all'interno troveranno le cose sia per loro che per gli uomini che vanno con loro. Nel senso, faccio un piccolo esempio. Così è come sto facendo io, in realtà potrebbero essere date anche a tutti gli invitati, però mi sembrava veramente di esagerare. Esempio, mia cugina, suo marito, e hanno due figli maschi. Io la borsina la do solo a mia cugina. Però all'interno ci sono le cose anche per suo marito e per i figli. O magari due amici, quindi la mia amica con il suo fidanzato, la borsina la darò alla mia amica, ma all'interno ci sono cose anche per il suo fidanzato. Quindi all'esterno scrivo che la borsina è sia per lei che per il suo fidanzato, ma oggettivamente la borsina in sé l'avrà solo lei, anche perché i maschietti non è che secondo me apprezzerebbero tanto di andare in giro con una borsina, mentre le ragazze sì. Quindi io farò in questo modo, quindi ho preso 50 borsine, quindi l'ho pagate quasi 13 euro, 50 borsine fatte così. Perfetto, veramente perfetto come prezzo. Il link, se le volete acquistare, ve li lascio giù nell'info box. Tutti i link di tutto quello che vi faccio vedere oggi ve lo lascerò giù nell'info box. Ma passiamo alla personalizzazione della borsina, perché ovviamente non la darò così, perché ovviamente non è bello personalizzato, è più bello. Cosa ho fatto per personalizzare queste borsine? Allora, premessa, il tema del mio matrimonio è la lavanda come fiore e la lavanda come colore, in uno stile country chic. Quindi cosa ho fatto per personalizzarle? La ragazza che mi sta facendo le partecipazioni ha creato un logo del matrimonio che nient'altro è che un cerchio fatto di lavanda e all'interno del cerchio ha scritto quello che serve per
le partecipazioni, quindi il nome mio e del mio fidanzato e poi sotto data, ora, eccetera, eccetera, eccetera. Io ho preso questa immagine che mi ha dato, lei me l'ha data per provarla, quindi mi ha passato questa immagine via email. Io ho preso l'immagine, l'ho messa su Photoshop, ho cancellato quello che non mi serviva, quindi orario della chiesa, della sala, eccetera, eccetera. Ho lasciato scritto i nomi, il mio e quello del mio fidanzato, e sotto ho aggiunto semplicemente la data del matrimonio, il 5 giugno 2019. Ne è uscito fuori appunto questo logo molto molto carino che ho portato in stampa. In realtà l'ho semplicemente stampato in casa, ho visto la grandezza adeguata per le borsine, quindi ho fatto un po' di prove con la stampante, da più grande, media, piccola e ancora più piccola. Ho trovato la misura giusta e ne è uscito fuori questo. Questo è il logo che ho creato appunto con Photoshop, estrapolato dalle partecipazioni. Le ho stampate, quindi ho comunque lasciato tutto un fondo bianco anche per non sprecare troppo colore con la stampante, eccetera, eccetera. Ho lasciato il fondo bianco e poi ho ritagliato tutto il contorno dei fiori, però dal momento che è bianca la borsina ed è bianco il foglio sulla quale ho stampato, non si nota la differenza tra la parte in cui ho ritagliato è la parte della borsina in sé, no? Non so se mi sono spiegata, ma penso di sì. Quindi, una volta ritagliato il logo, l'ho incollato semplicemente con la colla stick. E questo è il risultato. Mi piacciono tantissimo. Sono molto molto fiera di aver creato comunque questo logo, estrapolandolo dalla partecipazione e tutto, e averla attaccata sulla borsina. Quindi questo è un primo passo che ho fatto per realizzare la personalizzazione della borsina in sé. Ma non è finita qua. Per completare la personalizzazione della borsina ho acquistato sempre da Amazon, lo dirò spesso durante il video, questi tag. Ora vi spiego meglio cosa sono. Sono dei tag, quindi dei cartoncini fatti in questo modo. In realtà hanno anche il cuoricino, basta staccarlo. Ecco, hanno il foro a forma di cuoricino, sono abbastanza grandi e hanno anche il foro per far passare all'interno lo spago che c'è all'interno della confezione. 100 tag fatti in questo modo, quindi di carta, cartoncino bello spesso, 100 pezzi di questi li ho acquistati 6,99 euro e sono lunghi quasi 10 cm, 9,5. Sono belli grandi, quindi all'interno potete scrivere tranquillamente e li trovo veramente bellissimi, e per 6,99 euro 100 di questi ne vale assolutamente la pena. A me servivano 50 pezzi, gli altri 50 li utilizzerò più avanti per altre cose, per personalizzare regali, eccetera, eccetera. Assieme a questi appunto vi arriva anche lo spago, lungo ben 30 metri ed è uno spago comunque un po' grosso, non è sottile sottile, è anche di un bel colore. Io li ho scelti color craft, quindi color beige carta, ma ci sono anche bianchi. Vi lascio il link giù se li volete acquistare. Mi piacciono tantissimo. E la mia idea era quella semplicemente di scrivere sopra magari grazie e dietro scrivere il nome della persona a cui andrà la borsina. Però ho trovato un'altra cosa che mi ha completato ancora di più il tag, e cioè ho trovato alla Lidl per 4 euro mi sembra dei stampini con inchiostro, stampini bellissimi, ce ne sono almeno 6 di stampini. Scusate, ma ogni tanto devo cacciare il mio gatto che mi rompe scatole. Madonna! Fatti vedere. Ecco, lei è la mia disturbatrice di tutti i miei video. Chica, hai rotto le scatole. Vai via. Comunque. Ecco, questa è la confezione che ho trovato alla Lidl. Ci sono 6 timbri, se non vado errato, con scritto buona fortuna, buon compleanno, in inglese, good luck, happy birthday, e altre scrittine molto carine, congratulations anche c'è. E tra tutte queste stampine molto carine c'è anche la scritta thank you. E da-da! Questo è il risultato, quindi una volta stampato col mio timbrino trovato semplicemente alla Lidl, questo è il risultato della scritta thank you. Mi piace tantissimo, è bellissima. E poi vabbè, sì, dietro ho scritto il nome scritto in penna. Ho acquistato, sempre per completare l'estetica della borsina, anche del tessuto, questo qui in particolare, a scacchi bianco e lilla, bello spesso. Mi piace tantissimo questo nastro perché fa molto country chic, e l'ho acquistato appunto per fare dei fiocchi sul manico delle borsine. Quindi come è venuto il tutto? Ora vi faccio vedere.
Ed ecco qua la mia borsina completa. Quindi abbiamo il logo stampato, ritagliato e attaccato con la colla stick, poi il tag con la scritta thank you e attaccato con lo spago che ho trovato all'interno della confezione, sempre al manico della busta, e sempre al manico della busta un bel fiocco con questo nastro a scacchi. Questo è il risultato della borsina. Io la amo, è bellissima, è esattamente lo stile del mio matrimonio. Questo è il mio matrimonio, quindi bianco, lilla e beige è il mio matrimonio. Sono molto 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 orgogliosa di queste borsine. Ma andiamo finalmente a quello che troveranno i miei ospiti all'interno di queste borsine. Come prima cosa probabilmente vedranno questo. È il ventaglio che troveranno all'interno. Io l'ho infiocchettato con questo nastro sempre a scacchi bianco e lilla che ho trovato questa volta su Amazon, però questo è molto più piccolo, come vedete. È di esattamente 10 mm per 20 metri e l'ho pagato 9,93 euro e mi è bastato esattamente per infiocchettare tutti e 60 ventagli, perché ne ho acquistati 60 di ventagli. Quindi li troveranno infiocchettati, ma per utilizzarlo dovranno scombinare il fiocco. E questo è il ventaglio. Io lo trovo molto molto carino, devo dire, però ovviamente è fatto in carta, non è un ventaglio in tessuto. E io 60 ventagli fatti in questo modo con legno di bambù, c'è scritto sul sito, e carta bianca, 60 di questi li ho pagati 25,50. Ovviamente le spedizioni sono sempre gratuite. Hanno tutti questi ricamini sulla parte in bambù e li trovo veramente carini, carini, carini. Ovviamente sono in carta, prendeteli per quello che sono, però 60 ventagli per 25 euro secondo me possono andar bene. Ce n'erano altri molto 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 carini, devo dire, su Amazon, che costavano anche molto meno, sempre 60 ventagli per 18 euro massimo. C'erano quelli tutti in plastica, anche la parte del manico, che si aprivano e magari erano a forma di cuore o a forma rotonda. Quelli li trovavo anche molto carini, stavo per prendere quelli, poi ho ricordato che l'anno scorso, quando si è sposata mia cugina, ci ha preso esattamente gli stessi ventagli, quindi non li ho voluti prendere uguali. Però se vi possono interessare quelli che costano anche meno, ve li linko sempre qui sotto. Poi sempre all'interno troveranno la fialetta boccettina di bolle di sapone. Questa è una cosa che mi piaceva tanto, anche soprattutto probabilmente per i bambini sarà una cosa carina. E queste boccette di bolle di sapone le ho pagate veramente poco, però c'era un perché. Adesso vi spiego meglio. Per 48 boccette di bolle di sapone, alte 10 cm e mezzo, ho pagato 8,39 euro, spedizioni gratuite. Io ne ho prese due confezioni, che appunto le bolle di sapone le voglio per tutti gli invitati, però il motivo per il quale costano meno delle altre che ho trovato sempre su Amazon è perché mi sono arrivate vuote. Infatti nel momento in cui mi sono arrivate vuote, panico, perché ho detto oddio, adesso dove trovo il liquido da mettere all'interno? Tanto vale che pagavo un po' di più e le prendevo piene, che è quello che potreste fare anche voi benissimo. Però io ho risolto tranquillamente perché sono andata in un negozio che vendeva cose per la casa, detersivi per la casa soprattutto, e ho trovato il liquido per le bolle di sapone, pagato appena 3 euro un litro, e quindi con metà boccetta, quindi con mezzo litro, ho riempito tutte le boccettine, quindi 96 boccettine con mezzo litro. Il liquido è trasparente e funziona benissimo perché l'ho già provato. Nota: non provate a fare le bolle di sapone con il sapone, perché non sono la stessa cosa. Con lo svelto, perché so che esiste varie ricette per fare le bolle di sapone con lo svelto, le ho provate pure io. Non sono la stessa cosa, a parte che vi colorano l'acqua che diventa verdina, ma a parte quello non sono la stessa cosa. Dovete farci caso, le bolle di sapone fatte con lo svelto, e quindi il lavapiatti, il sapone eccetera eccetera, sono pesanti e cadono subito verso il basso, mentre le bolle di sapone fatte con il prodotto giusto per fare le bolle svolazzano nell'aria, che è una cosa molto più bella da vedere. E poi, per quanto l'ho pagato 3 euro, secondo me lo potete trovare facilmente anche voi in uno di questi negozi, è la scelta migliore. Quindi troveranno le bolle di sapone, che però saranno personalizzate in questo modo, quindi semplicemente con un fiocco con un filato in raso viola lilla. Questo filo di raso l'ho trovato dai cinesi,
è esattamente questo. L'ho pagato pochissimo ed è spesso un centimetro e lungo 22 metri, quindi ne ho comprati due, ma me ne è servito semplicemente uno per fare i fiocchi a tutte 96 boccettine. Un lavoro veramente certosino fare i fiocchettini a tutti, sia a tutti i ventagli che a tutte le boccettine, però alla fine poi dà soddisfazione, anche se praticamente ho fiocchi ovunque, però mi piace così. Sempre all'interno della nostra borsettina troveranno le lacrime di gioia. Cosa sono le lacrime di gioia? Sono semplicemente dei fazzolettini di carta confezionati in una maniera carina con la scritta appunto solo per lacrime di gioia. È una cosa molto carina. Io l'ho fatta a modo mio, nel senso che su Amazon le vendevano proprio già fatte, ma se ne dovevi prendere un tot costavano veramente tanto. E allora cosa ho fatto? Sono andata sempre in questo negozio di cose per la casa dove ho preso il liquido per le bolle di sapone, ho trovato dei fazzolettini con una confezione un po' diversa dal solito perché sono tutte colorate. E poi io le ho personalizzate. I fazzolettini però hanno svariati colori, tra cui anche il viola. Io le avrei prese tutte viola, però all'interno di un pacco c'era il viola, il verde e il rosa. Non potevo scartarle o prendere infiniti pacchi per averle tutte viola. Quindi va bene, avranno qualcosa di colorato all'interno della borsina. Ce lo facciamo andare bene. Però io ovviamente vi faccio vedere quelle viola, che sono queste. Questa è la confezione di fazzolettini, il logo che vedete l'ho realizzato io sempre con Photoshop, ho preso questa immagine in PNG su Google, l'ho trovata, mi piaceva tanto e quindi l'ho presa e poi ho scritto accanto a questa immaginina solo per lacrime di gioia. Io penso che il risultato sia molto carino, poi per rendere la cosa un po' più divertente, un po' per andare a sdrammatizzare, ho scritto questo sul davanti, mentre sul retro ho scritto questo. Quindi solo per lacrime di gioia o per moccioli improvvisi, e io ho messo anche l'emoticon che si soffia il naso. Secondo me è un'idea graziosa da presentare in questo modo. E ovviamente l'ho fatto di un formato giusto, quindi anche qui ho dovuto fare un po' di prove stampa. Quando ho trovato il formato giusto, l'ho ritagliata e l'ho messa proprio a coprire il logo del negozio, che poi sarebbe Risparmio Casa, ce l'abbiamo anche qua, il negozio dove trovate i fazzoletti e anche le bolle di sapone, e l'ho attaccato con lo scotch trasparente perché era il metodo migliore, non si nota assolutamente che c'è lo scotch trasparente, ho usato quello largo e così è assolutamente attaccato e non si stacca in nessun modo, perché con la colla stick sulla plastica non teneva ovviamente. Quindi ho fatto 50 fazzolettini, perché ovviamente metterò un solo pacco all'interno delle borsine, anche perché all'interno ci stanno 9 fazzolettini, penso che possano bastare un po' per tutti. Una delle ultime cose che troveranno all'interno della borsina sarà il cono portarriso. Io ho preso questi, ovviamente sempre su Amazon, 100 di questi coni che vi arrivano ripiegati, voi dovete mettere in forma, ma non ci vuole nulla, e poi riempire con il riso e infiocchettare, perché ci sono anche tutti i nastri, ci sono 100 nastrini di questi qua trasparenti in raso trasparente e 100 coni. Li ho pagati 19,99€, quindi 20€ per 100 coni, secondo me un prezzo assolutamente accettabile. Mi piacciono un sacco questi coni richiudibili, perché andare ad acquistare un cono aperto poi non posso metterlo all'interno della bag perché il riso andrebbe ovunque, quindi ho preferito appunto un cono che si potesse chiudere. Qui sopra abbiamo il cartoncino che fa la forma di un fiore, mi piace tanto, e non so se si nota, ma il cartoncino è tutto rifinito con questi ghirigori a forma di fiori, non so se si nota tantissimo, però devo dire che è fatto bene, il cartoncino è rigido e io lo andrò a riempire con il riso che avete visto il tutorial, quindi con del riso colorato e anche bianco, quindi lo mixerò tra riso bianco e riso lilla. Al momento la mia bag finisce qui, dico al momento perché semplicemente un'altra cosa che andrò ad aggiungere poco prima del matrimonio sono i libretti messa, perché anche quelli andranno all'interno delle bag, così che ognuno ha il proprio. E
E questo è veramente tutto. Io spero che questo video possa essere stato utile a chi come me si sta avviando verso il matrimonio, quest'anno, l'anno prossimo, l'anno dopo, insomma, quando sarà, sarà, e spero di aver dato delle idee nuove, spero di aver tenuto compagnia a chi non si deve sposare, ma a chi magari è curioso di sapere cosa sto combinando per il mio matrimonio. Se volete altri video, come al solito, vi dico di scrivermi qua sotto dei commenti, ma penso che almeno un altro aggiornamento ve lo farò, video aggiornamento. E a questo punto, come al solito, vi chiedo di lasciarmi un like di sostegno, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi tutti i prossimi video. Io vi mando un bacio e un abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao!